l'Ethiopia Angry. L'Etiopia è un paese splendido, uno stato africano mai colonizzato e sportivamente parlando, il primo ad aver conquistato una medaglia d'oro olimpica grazie ad Abebe Bikila nella maratona del 1960 a Roma. La nostra è una terra meravigliosa, immersa nella natura. La gente è cordiale e ospitale. E poi non dobbiamo dimenticare che ad Addis Abeba sono stati trovati i resti di Lucy, quello che viene considerato un antenato della specie umana. Letteralmente significa nuovo fiore. Addis Abeba è la capitale dell'Etiopia, 2.400 metri d'altitudine, 4 milioni di abitanti, centro politico ed economico di un paese senza sbocco sul mare, con oltre 90 milioni di persone. L'orgoglio etiope considera il suo paese l'unico in Africa a non essere mai stato colonizzato, nonostante quanto sia ben noto, soprattutto agli italiani. Caffè e chat, una droga leggera molto diffusa nell'Africa orientale, sono i principali prodotti d'esportazione di un paese che vive, ancora oggi, prevalentemente di agricoltura e sussistenza. Letteralmente spaccato in due, tra una capitale che cresce e si sviluppa a ritmi vertiginosi, dove spicca la prima linea del tram di tutta l'Africa subsahariana, e da dove parte un'autostrada in stile europeo. Con le periferie che allontanandosi diventano ben presto campagne dove il tempo sembra essersi fermato. Siamo a Meskel Square, la piazza centrale di Addis Abeba, è il centro politico, religioso, sociale di tutta la città e possiamo dire di tutta l'Etiopia, e soprattutto è il centro per i tanti runners che fin dalle prime luci dell'alba si ritrovano qua per allenarsi insieme. La storia dell'Etiopia e di Addis Abeba ha il suo cuore in piazza Meskel, un cuore pulsante fino a scoppiare d'entusiasmo nella domenica in cui si svolge l'ormai tradizionale Great Ethiopian Run, che con i suoi 40.000 partecipanti provenienti da ogni parte del mondo colora i 10 km del percorso disegnato per le vie di una metropoli in festa per una mattinata libera dal traffico e con l'aria respirabile. Meskel Square è il centro del running di Addis Abeba, la culla di tutta la nazione, di tutta l'Etiopia del running, si trova a 220 km da qui,
a Bekoji, sull'altopiano, a 2800 metri di altitudine, nella regione degli Arsi. Bekoji è davvero la culla dei mezzofondisti e dei maratoneti etiopi, campioni olimpici e mondiali, accomunati dall'essere nati in questo villaggio, sdraiato su un altipiano attraversato da un'unica strada asfaltata, il solo tocco nero in una tavolozza di colori in grado di soddisfare qualsiasi artista. Il viaggio verso Bekoji ha in sé la magia di cancellare strada facendo il traffico caotico e ripulire l'aria pesante che soffocano Addis Abeba, in uno scenario che ti avvolge e ti riporta indietro nel tempo per trovare ambiente e suoni di uno stile di vita duro che forgiano il fisico e il carattere. Come da Addis Abeba, anche a Bekoji la giornata inizia alle prime luci dell'alba e tra i più mattinieri ci sono i giovani accolti da un maestro e insegnante di educazione fisica che con infinita passione ed dedizione li divide in gruppi tenendo conto dell'età, del sesso, del livello di preparazione, ma soprattutto di chi ha la possibilità di mangiare due volte al giorno e chi solamente una. A gruppi schierati, il maestro sceglie per ognuno una sorta di responsabile al quale indica a voce il programma specifico da svolgere nell'arco di poco più di un'ora, sotto il suo sguardo ma in completa autonomia. Una mattina il ritrovo è sui prati intorno a Bekoji, un'altra sulla pista di quello che tutti chiamano stadio, oppure nel leggendario bosco di eucalipto, dove le ripetute in salita e le conseguenti veloci ridiscese su un terreno con radici sporgenti, senza dimenticare l'altitudine, vicine ai 3000 metri, tagliano le gambe e tolgono il fiato anche solo a guardarle. Il maestro e portatore sano di regole, volontà e speranze è Sintayeo Esetu, per tutti semplicemente Coach Sintayeo. Per i giovani di Bekoji, Coach Sintayeo è un punto di riferimento, per i runners di tutto il mondo un vero mito. Se tanti giovani si presentano qui da me per allenarsi seriamente, è semplicemente per spirito di emulazione verso i tanti campioni che sono partiti da qui. Campioni che durante, ma anche al termine della loro carriera, promuovono la corsa tra i nostri giovani. Una disciplina che per l'ambiente in cui viviamo è la strada ideale per iniziare la pratica sportiva. Un posto unico, magico nel mondo del running è sicuramente Bekoji, il villaggio natale di tanti campioni etiopi. Parliamo di Kenenisa Bekele, di Derartu, delle sorelle di Baba, di Tiki Glana, che sono cresciuti grazie all'impegno, alla passione, alla dedizione di un grandissimo coach ed insegnante quale è Sintayeo. Tra i fiori sbocciati nel vivaio di Coach Sintayeo c'è Eyegayeu Dibaba, medaglia d'argento nei 10.000 metri alle Olimpiadi di Atene, sorella maggiore della 6 volte campionessa del mondo Genzebe Dibaba e della 18 volte campionessa del mondo Tirunesh Dibaba, medaglia d'oro nei 5.000 e 10.000 metri alle Olimpiadi di Pechino e nei 10.000 alle Olimpiadi di Londra 2012. Un tris di sorelle, degni eredi della cugina Derartu Tulu, campionessa olimpica nei 10.000 metri a Barcellona 92 e Sydney 2000.
Io sono nata a Bekoji e amo profondamente la mia città, racconta Yegayeo Dibaba. Arrivata all'età scolastica mi ritrovai a dover fare a piedi 20 km ogni giorno. È quello il momento in cui ho iniziato a correre. Coach Entayeo era il mio insegnante di educazione fisica, un uomo di polso dal quale ho imparato la disciplina, le tecniche di allenamento e molto altro. Gli voglio molto bene e se sono andata a vincere diventando famosa lo devo a lui, ai suoi consigli e ai suoi insegnamenti. La vita di atleta professionista è molto impegnativa e frenetica, ma ogni volta che posso torno a Bekoji per riabbracciare i miei genitori senza dimenticare di passare dal coach, perché lo sento parte della mia famiglia. A volte mi capita di sentir dire che questi ragazzi corrono per fame. Non è così. Anche chi non fa parte del nostro gruppo si ritrova con altri giovani per allenarsi spontaneamente, senza una guida specifica. Il fatto che siano sbocciati tanti campioni, grazie anche al mio lavoro, e da ogni parte del mondo si guardi con interesse e rispetto a ciò che nonostante tutto svolgiamo qui a Bekoji, mi rende ovviamente orgoglioso. Un'attenzione che insieme alla considerazione mi danno una grande forza per restare qui nel mio paese e continuare ad essere una guida per tanti giovani dotati di talento che diventano uomini seguendo un sogno. Uno dei momenti più attesi del Runners di Bekoji è la distribuzione delle scarpe usate e nuove che l'associazione Africa Sport raccoglie grazie a donazioni e iniziative benefiche. Il coach e i suoi collaboratori tentano ogni volta di trovare il sistema migliore per accontentare tutti, ma le facce di chi resta scalzo oppure con improbabili calzature che cuociono i piedi anche stando seduti o nel migliore dei casi con in mano scarpe nuove o seminuove ma di 10 numeri più grandi non hanno bisogno di essere interpretate. Finite le scarpe, lo sguardo dei runners si sposta prima sulle magliette e sui calzoncini di chi le ha portate fin qui e poi, i più o i meno fortunati, lo sguardo lo abbassano definitivamente, riprendendo la via di casa, sperando nella prossima occasione. Ogni straniero che arriva a Bekoji si stupisce di quanto questi ragazzi sanno fare, certamente su mie indicazioni, ma svolgendo l'allenamento in modo autonomo, su percorsi naturali, calzando scarpe usate, rotte, spesso neanche quelle. Io sono fiero del mio lavoro e di farlo nel mio paese. Non chiedo nulla di più, ma anch'io ho un sogno, lo stesso di sempre. Un campo d'atletica che gratifichi tanto impegno e sia adeguato al cuore e alla volontà di questi ragazzi. Africa Sport è impegnata a un'attività di sensibilizzazione, di promozione e di conoscenza di tutto quello che è legato all'Africa. Siamo impegnati in particolare in Etiopia, in Kenya e in Uganda. Le attività che sosteniamo sono di differente tipo, nel senso che ci sono attività più prettamente legate al coinvolgimento e al sostegno di progetti che hanno come obiettivo quello dell'emancipazione di realtà sociali molto difficili come quello dei disabili, piuttosto che a altri progetti dove l'attività sociale è rivolta anche a quelle che potrebbero essere viste come delle eccellenze del contesto africano e mi riferisco in particolare alla corsa. La corsa che rappresenta qualcosa dove l'Africa insegna a noi come occidentali a dedicare tempo, passione e soprattutto a inseguire dei sogni che probabilmente abbiamo un po' dimenticato e che qui a queste latitudini riscopriamo. L'amicizia con Africa Sport e il loro supporto con la donazione di materiale è per noi molto importante. Per i genitori di Bekoji l'acquisto di scarpe e abbigliamento sportivo per i figli non è certamente una priorità, semplicemente perché mancano le possibilità economiche.
Ecco perché siamo riconoscenti ad Africa Sport e a tutti coloro che partecipano e sostengono le iniziative di questa associazione amica, alla quale dobbiamo un grazie infinito.